Ritorno a Torre Annunziata con un grande entusiasmo, con un grande presidente che ci trasmette qualcosa di importante a me e tutta la squadra. Logicamente non posso essere che contento e sembra che sono ringiovanito di 20 anni con questa società per l'entusiasmo che mi ha dato. Io sono uno che ha grande entusiasmo già nel mio DNA, però con il presidente Nuzzo penso che l'entusiasmo è da clonare, però logicamente adesso è il campo che dovrà parlare. Sono contentissimo della squadra e dell'entusiasmo che c'è intorno a noi. Adesso dobbiamo essere io e i giocatori a farlo parlare il campo. Lei giustamente in conferenza stampa ha detto così: di giocatori ce ne sono una iosa in giro, di uomini forse qualcuno in meno, e con gli uomini si vincono i campionati. Certo, certamente, questa è la prima cosa che io dico in ogni spogliatoio, siamo stati attenti anche in questo. E dico che sia l'anno scorso e sia quest'anno che adesso inizia ho la fortuna di avere a mia disposizione oltre prima dei giocatori, dei grandi uomini. Mister, quindi quanto conta avere un presidente come presidente Nuzzo quando dice io voglio vincere, però il mio programma non è proprio a brevissimo tempo? Ma questo è una garanzia soprattutto per la piazza di Torre Annunziata, che un presidente viene a Torre Annunziata, è voluto venire lui a Torre Annunziata, lui ha scelto Torre Annunziata quando aveva una squadra in una categoria superiore, quindi ti lascio immaginare l'umiltà e soprattutto questo grande entusiasmo perché lui è venuto a Torre Annunziata, e secondo me è indescrivibile. Allora, non mi resta che farle gli auguri, mister, soprattutto anche per la sua mano, e ci rivedremo presto, insomma. Io ringrazio a voi e ci vedremo presto.